McFrutta sta crescendo molto, ne hanno bisogno le imprese italiane dell'ortofrutta. Poi come Agrocepi quest'anno abbiamo implementato le nostre progettualità partecipando a uno spazio collettivo con due grandi OP, l'OP Reaura e l'OP Ortoroma, con un programma denominato l'ortofrutta italiana aggregata, che dà il senso della nostra organizzazione. Quanto più aggregazioni vi è tra le imprese, più competitive saranno le stesse sui mercati italiani ed esteri. E poi abbiamo lanciato un messaggio del Made in Italy in una forma parafrasando il calcio. Così come ognuno di noi tifa per la nazionale italiana, abbiamo realizzato le magliette con i colori della nazionale e abbiamo coniato la nazionale dell'agroalimentare, perché sull'agroalimentare italiano dobbiamo concorrere tutti, sindacati, politica, istituzioni, banche, e lavorare tutti con lo stesso obiettivo, l'Italia, perché questo è molto attraente e serve molto anche all'impresa. Quindi un messaggio di italianità, perché l'agroalimentare possa essere un volano di sviluppo per l'intera nazione. Rispetto agli anni precedenti, da quando è nata Agrocepi, che alla fine ha 6 anni, c'è molta più consapevolezza da parte delle imprese, non solo per tutto il paese Italia, ma c'è ancora più consapevolezza al sud Italia, e quindi noi anche attraverso la costruzione delle filiere agroalimentari abbiamo avuto tante imprese che ci hanno creduto, che oggi ci credono di più e hanno capito che il futuro è aggregazione, innovazione, qualità dei prodotti. Questi tre elementi insieme danno la forza alle nostre imprese. Un grande successo sia della fiera, come dicevo, e anche dei nostri messaggi. Noi abbiamo avuto incontri istituzionali con il Ministro dell'Agricoltura, con il Presidente della Commissione Agricoltura della Camera, con il Sottosegretario Deramo, tante altre istituzioni, anche mondo bancario, oltre a mettere insieme dei confronti con le singole imprese. Siamo veramente molto soddisfatti grazie al lavoro di Agrocepi e di tutti i suoi collaboratori interni e esterni, che hanno reso possibile un successo, diciamo, anche probabilmente non sperato, ma che ci dà la forza per andare avanti. Io ho sempre la doppia veste in quanto sono sia vicepresidente nazionale di Agrocepi, ma sono anche il responsabile dell'organizzazione dei produttori OP Reaura, che è un'OP proprio nata dalla volontà della nostra organizzazione che è Agrocepi, un'OP che racchiude diverse aziende interregionali, come si può vedere dallo stand. Abbiamo dalla cipolla di Tropea, maggiormente in Calabria ovviamente, abbiamo dalla cipolla di Tropea ai limoni, alle fragole di Caserta, le patate di Abruzzo, carote, diciamo siamo presenti un pochino nella parte, cioè, nella parte sud dell'Italia. Un OP che nasce da zero, che oggi fa un bellissimo fatturato, siamo quest'anno a 22 milioni di euro, è un'organizzazione che ogni anno trova nuovi sbocchi commerciali e cerca di entrare sempre di più con molta eleganza nella GDO, dove ci presentiamo con un baniere, non è un OP che fa semplicemente un solo prodotto o due prodotti. È un'organizzazione abbastanza simpatica che sta investendo tantissimo anche su questi eventi. Infatti quest'anno siamo qua al McFrutta, ma abbiamo già in progetto per l'anno prossimo, calcolando che abbiamo avuto anche 2 anni di Covid, quindi diciamo l'organizzazione è un pochino rallentata, però per l'anno prossimo abbiamo già intenzioni, abbiamo messo già nel nostro budget per la promozione la presenza sia al Marca che al Tutto Food, oltre che partecipare sempre al McFrutta, che è una fiera che alla fine ci sta dando tantissimo da anni. Lo facciamo insieme al sindacato Agrocepi, perché come dicevo prima Agrocepi sceglie le organizzazioni più grandi, quest'anno infatti ci siamo sia noi OP Reaura che Ortoromi.
siamo soddisfatti di quello che sta accadendo in questi giorni, soprattutto ieri abbiamo avuto la presenza di molte istituzioni all'interno dello stand, attendiamo ancora oggi altri membri del governo nazionale, oltre ad avere una buona presenza da parte della GDO, ma soprattutto di agenti commerciali esteri che stanno venendo in Italia e soprattutto sposano la Calabria per i prodotti che noi abbiamo appunto messo sui panieri. Negli anni si è iniziato a comprendere quanto l'aggregazione fosse un elemento di competitività. E c'è un contributo significativo che è stato dato nel bando filiere a livello nazionale e io credo che anche sulle economie regionali, sulle attività di sviluppo rurale che ogni regione mette in campo è fondamentale riuscire a far comprendere quanto è significativo stimolare l'aggregazione, perché questo crea massa critica ma soprattutto dà quella forma dimensionale che serve per accedere al credito, per andare in logistica coordinata, risparmiare i costi, migliorare i costi operativi, però tutto questo va anche stimolato finanziariamente con risorse pubbliche e questo è l'obiettivo che dobbiamo porci, perché il piccolo e bello che ha in qualche modo caratterizzato l'agricoltura diciamo così bucolica che abbiamo rappresentato poi ci ha fatto all'improvviso scoprire fragilissimi di fronte alle sfide della competitività e soprattutto della globalizzazione. Poiché viviamo a causa del Covid, a causa della guerra in Ucraina e anche ad altri fattori, una fase storico-economica che è quella della deglobalizzazione, questo momento, il ritorno a fare le filiere corte, il ritorno ad abbandonare le commodities e i trasferimenti di lungo periodo, lungo raggio, e si ritorna a pensare a delle filiere complete, questo è un momento giusto per recuperare l'obiettivo di diventare, dal punto di vista almeno alimentare, sovrani. Questo significa però fare anche azioni molto forti verso la grande distribuzione, perché è assurdo che in un'area in cui c'è frutta, verdura, ogni ben di Dio, c'è il supermercato dove gli stessi cittadini vanno a fare la spesa e là dentro, a 50 metri da quei campi, non c'è neanche un prodotto che viene fatto lì vicino. E questo è il vero mismatch di questo momento tra logistica, produzione e industria che deve dialogare. Ecco, finora questo focus non era mai stato fatto. Ho ascoltato con piacere il lavoro che fa la sua organizzazione, io credo che sia la giusta assistenza e la giusta strategia per far crescere appunto filiere competitive nel nostro sistema agricolo. Quello che è mancato per molti anni, perché ognuno è andato in ordine sparso. Macfrut fa 40 anni e sicuramente sta diventando un punto di riferimento per il settore ortofrutticolo non solo italiano ma a livello internazionale, quindi mi fa piacere insieme ad Agrocepi essere ancora una volta qui a salutare i tanti imprenditori che davvero stanno facendo del loro meglio non solo per crescere, per esportare di più ma anche per superare le tante difficoltà che stanno vivendo, dalla siccità alla troppa acqua. Ci abbiamo un po' di tutto, dalle norme europee che ci preoccupano, questo nuovo regolamento sui fitofarmaci. Va bene ridurre la chimica, ma dobbiamo dare agli agricoltori alternative concrete. Ci auguriamo che presto ci possano essere le nuove tecniche di evoluzione assistita o altre forme di combattere le malattie per via genetica piuttosto che per via chimica. Le novità sono tante, un in bocca al lupo a tutti gli imprenditori e ad Agrocepi con la speranza di andare avanti e continuare a mietere successi in un settore così importante e delicato che è l'ortofrutticoltura italiana.